Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare in Libertà. Eccoci nello spazio riservato a come imparare delle canzoni semplici da suonare al pianoforte. Oggi vediamo una canzone molto bella di Lucio Battisti che è I Giardini di Marzo. Canta, 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 cantare in libertà. Bene, prima di procedere con gli accordi, vi ricordo di iscrivervi a questo canale se ancora non l'avete fatto e di attivare la campanellina per ricevere notifiche ogni qualvolta esce un video nuovo. Bene ragazzi, allora questa canzone, la tonalità originale è La bemolle minore, ma per semplificare un po' gli accordi la faremo mezzo tono più sopra, quindi in La minore. All'inizio ci sono i primi tre accordi, che sono proprio La minore, quindi questo è il Do dove ci sono i due tasti neri, accanto si La. La Do Mi forma il La minore. Andando ancora indietro arriviamo fino al Mi, quindi Do Si La Sol Fa Mi, Mi Sol Si, e faremo il Mi minore. Poi subito accanto abbiamo Fa maggiore, Fa La Do. E la canzone fa così, c'è prima un intro che conosciamo bene. Quattro battute sul Fa. Quattro movimenti. Poi. Il carretto passava e quell'uomo gridava gelati. Al 21 del mese i nostri soldi erano già finiti. Io pensavo a mia madre, rivedevo i suoi vestiti. Il più bello era nero coi fiori non ancora appassiti. Fa sempre questi accordi. Poi con la voce si alza un'ottava, ma gli accordi ancora restano uguali nella strofa. All'uscita di scuola i ragazzi vendevano i libri. Io restavo a guardarli cercando il coraggio. Poi sconfitto tornavo a giocare con la mente i suoi tardi. E la sera al telefono tu mi chiedevi perché non parli. Bene, arrivati a questo punto si aggiungeranno, diciamo nel ritornello, quattro accordi nuovi che sono Sol maggiore, quindi Sol, Si, Re. Poi avremo il Mi, che prima era minore, adesso sarà maggiore, Mi, Sol, Diesis, Si. E poi ancora Do maggiore, prendiamolo giù questo, Do, Mi, Sol. Ed infine il Re minore, quindi accanto, Re, Fa, La. Questi saranno i nuovi accordi. Quindi andiamo da Perché non parli? Poi ci sarà il Sol, poi Mi maggiore, e passiamo al Do. Che anno è? Che giorno è? Questo è il tempo di vivere con te. Le mie mani, come vedi, corrono dolcissime le mie mani.
ancora dolce. E si ritorna a fare l'intro come prima. Gli accordi, poi la canzone segue di nuovo con la strofa e il ritornello, e gli accordi restano sempre gli stessi. Bene, come abbiamo visto, anche questo era un brano abbastanza semplice da suonare al pianoforte. Io vi lascio comunque un link su dove trovare il testo con gli accordi, poi altri due link per imparare gli accordi al pianoforte ed in più la diteggiatura per entrambe le mani. Se voleste accompagnarvi anche utilizzando la mano sinistra, c'è un link di una puntata che parla proprio di questo e come poterlo fare, quindi vi lascerò anche quella in descrizione. Ciao ciao, alla prossima!